Benvenuti a una nuova puntata di Book Reporter. Oggi eccezionalmente siamo con Danilo Pagliaro per discutere, per parlare, per illustrare il suo nuovo libro che segue il libro Mai avere paura di cui avevamo già parlato in una puntata precedente. Danilo, benvenuto. Grazie. Oggi affronteremo un tema molto particolare. Che è quello di chi ha voluto dare la passione, la sua vita per un'istituzione molto importante, un'istituzione storicamente famosa come la Legione Straniera. Danilo Pagliaro ha avuto una sua carriera professionale all'interno della Legione Straniera e nei suoi due libri affronta quelli che sono i punti salienti di questa carriera. Tra l'altro, diciamo che il punto iniziale è sicuramente quello del suo arruolamento, che è avvenuto alla tenera età dei 38, dei 36 anni, 38 anni, quindi diciamo eri già una persona matura. E si dice, insomma, si pensa, si sa che l'addestramento dei legionari è un addestramento molto duro e che magari già a 20 anni sarebbe stato difficile per una persona un po' più grande, com'è stato questo addestramento? Buonasera intanto. Beh, questo addestramento, penso alla base che si debbano sfatare tanti miti e tanti luoghi comuni. La Legione Straniera è dura, è particolarmente dura, ma soprattutto per quanto riguarda la disciplina, che ancora oggi è una disciplina ferrea, si discute poco, si lavora tanto. Ma l'addestramento, sinceramente, l'addestramento, il duro dell'addestramento è dopo, è più tardi, è quando si arriva in un reggimento operativo. Se no, una qualsiasi persona che sia fisicamente sana, solida, sia fisicamente che psicologicamente, può senza il minimo problema, con un po' di sudore di sicuro, superare sia i test e le 2 o 3 settimane di prove varie per potersi arruolare, sia l'addestramento di base. Anche perché di fondo l'addestramento di base non serve a imparare niente di particolare, serve soltanto a indurire psicologicamente una persona. Le cose serie cominciano una volta che si arriva al reggimento di assegnazione. Questo libro aiuta, come già l'edizione, la pubblicazione precedente, a sfatare tanti miti, tante storie che gravitano attorno alla Legione Straniera. Quali sono questi miti? Allora, beh, uno, il fatto che sia particolarmente dura, che si debbano fare delle cose eccezionali, non è vero. Siamo delle persone normalissime, con due braccia, due gambe, che per tutti i motivi più vari al mondo hanno deciso un giorno di arruolarsi in Legione Straniera. Ad esempio, il mito il fatto di arruolarsi per poter sparire, per cambiare identità e sparire nel nulla. È assolutamente non vero. È vero che si può cambiare di identità arruolandosi, ma solo ed esclusivamente sotto determinate condizioni. I delitti più gravi di sangue, di sesso, di droga non sono accettati e in ogni caso, anche se si cambia di identità, una volta che ci si congeda, che sia dopo il primi 5 anni del primo contratto o dopo una carriera intera di 30-40 anni, in ogni caso, che si voglia o no, si riprende la propria identità. Quindi questo mito per cui si sparisce nella regione straniera, si va nella regione straniera per sparire, non è assolutamente vero, non è mai stato vero. Bisogna sfatare il mito che siamo dei mercenari, noi non siamo dei mercenari. È vero che veniamo da più parti del mondo, non tutti siamo francesi, il 60% dell'effettivo della Legione Straniera non è di nazionalità francese, però abbiamo un tesserino del Ministero della Difesa, siamo pagati dal Ministero della Difesa, abbiamo una busta paga, contributi, pensione, assistenza, siamo dei soldati francesi a tutti gli effetti. C'è da sfatare il mito dei soldi,
Tanta gente pensa che andiamo in legione straniera per diventare ricchi. Io sono al massimo della mia carriera, del mio grado, della mia scaletta stipendiare. Io in Francia guadagno 1.670 euro al mese e in zona di guerra guadagno tutto compreso, quindi la paga più le indennità, i premi, il rischio, le uscite, tutto quello che c'è, guadagno un po' meno di 3.100 euro al mese. Per cui anche questa cosa dei soldi facili, se si può dire che siano facili, è da smentire. C'è da smentire il fatto che siamo carne da cannone, non è assolutamente vero. Siamo dei soldati delle forze armate francesi. Facciamo parte di un corpo d'élite, ma non è assolutamente vero, non è mai stato vero che siamo utilizzati per fare. Io ne ho sentite di tutti i colori, il lavoro sporco della Francia, le cose strane, le cose segrete, non è assolutamente vero, non è mai stato vero. Le forze della Legione sono dispiegate in tantissime zone internazionali, dall'Africa all'Indocina, o dove comunque le missioni internazionali hanno la necessità di essere. Il rapporto che c'è tra i legionari o comunque i soldati francesi che operano all'estero e i cittadini francesi, qual è il sentiment che hanno verso voi operatori? Allora, evidentemente anche in Francia, così come in Italia, così come in tutti i paesi del mondo, ci sono i pacifisti, per fortuna che ci sono oltretutto, ci sono gli antimilitaristi, ci sono le persone alle quali le forze armate o le forze dell'ordine non sono simpatiche. In linea di massima in Francia, il legionario, le forze armate in generale ed il legionario è visto particolarmente bene. Molte volte quando succedono dei problemi, degli incidenti, ci sono delle partenze di unità della regione in zone operative, spesso al telegiornale si sente parlare dei nostri legionari. Se vengono feriti o restano ammazzati due legionari, non è raro sentir dire due nostri legionari sono rimasti feriti o un'unità dei nostri legionari è partita non so dove. Quindi c'è una grossa simpatia nei nostri confronti, questo lo si vede nella maniera più eclatante il 14 luglio, sugli Champs-Élysées, è il giorno della festa nazionale, c'è la parata e effettivamente io ci sono stato 4 volte, ma sembra realmente di essere allo stadio, cioè c'è la gente che contrariamente alle altre unità dell'esercito francese, cioè sembra di essere allo stadio, non so come dirlo, la gente urla, grida, fa gesti, ci segue, fanno la ola. Questa è la reazione dei francesi rispetto a noi. Beh, si vede insomma nelle varie riprese televisive del 14 luglio, quando sfila la Legione, effettivamente il pubblico l'acclama e devo dire che insomma, è tra internazionalmente i reparti che sfilano uno degli spettacoli più belli da vedere. Nel tuo libro il titolo è indicativo perché La scelta, la mia vita nella Legione straniera. Questa scelta, se tornassi indietro, la rifaresti? Ma di corsa. Allora, ci terrei a chiarire una cosa. Sono italiano, ho fatto il mio servizio militare in Italia, ero sottufficiale di leva in Marina, RT. Rifarei questa tappa, rifarei il militare in Italia e rifarei un'altra cosa. Ritenterei il concorso nella polizia italiana, perché io nei primissimi anni 80, nell'81 credo, tra l'80 e l'82, adesso non mi ricordo esattamente, ma ho provato ad entrare in polizia e sono arrivato qui a Roma, alla caserma vicino alla stazione Termini e il primo giorno, alla prima visita, mi hanno scartato per vene varicose.
mi fa un po' da ridere perché oggi con i miei 60 anni faccio parte, ho 25 anni di servizio, faccio parte di uno dei corpi più prestigiosi che si conoscano, ma vabbè, ho detto questa cosa, tengo a precisare bene che non sto e non voglio che mi si strumentalizzi per dire che quindi in Italia sono tutti raccomandati, primo perché non è vero e secondo perché sarebbe altamente offensivo per gli uomini e le donne che fanno servizio nelle forze dell'ordine e nelle nostre forze armate. Viva le nostre forze armate, viva le nostre forze dell'ordine, viva la polizia italiana, questa è la mia storia, a me è successo questo, quindi rifarei tutto fino all'ultima goccia di sudore. Allora, la scelta, la mia vita nella Legione Straniera, edito da Chiare Lettere, di Danilo Pagliaro con Andrea Ceresini. Questo libro lo potete acquistare online o nelle principali librerie. Racconta la storia di un legionario, i dettagli e sfata i molti miti attorno a un corpo d'élite importante come quello della Legione Straniera. Voglio ringraziare Danilo Pagliaro che è stato con noi in questa puntata di Book Reporter e che spero di avere ancora nostro ospite nel prossimo futuro quando ci sarà, speriamo, un terzo libro. Grazie a voi. A voi tutti do invece appuntamento alla prossima edizione di Book Reporter.